Ciao gente simpatica, io sono Waldorf e oggi siamo su Theia The Crimson Switch. Eclipse, pardon, penso troppo a questa console recentemente. Ehi, col tempo che esce il video dovrebbe essere oggi la data di uscita. Allora, nello scorso episodio siamo arrivati all'occhio siderale. Abbiamo sbloccato la macchinetta facendo patti con la morte, con la peste e tutto il resto. E ci dice chiaramente, curati che c'è un boss davanti. Volentieri, grazie. Allora, do un attimo una veloce controllatina all'equipaggiamento. Potrei potenziare qualche abilità. Perché no, insomma. Ad esempio il vento, che è un po' cistino. Ok. E crisi mentale, perché no. Potenziare anche qualche mossa di marchia, tanto c'ho punti abilità da vendere. E potenziare anche questa. 7, uno squarcio di ira potenziato, anche se non lo uso quasi spesso, tanto vale. No, Galian non è sbloccato, è molto strano. Direi che sono pronto. Garde? Oh, sacro Rio, allora siete davvero riusciti ad arrivare qui? È bellissimo il panorama, è fantastico. Non vogliamo farle del male, ci lasci passare. Tanto so che uccideremo anche lui, io non so. Questo capitolo muoiono tutti. Cioè, quello prima è questo, perché siamo appena entrati nel 10° capitolo. Lei non sa che cosa ha combinato Grant, è tutta colpa sua se... Non potete passare, ordine dell'imperatore. Allora dovremo usare la forza. Dry, occupati di loro. Mi inquieta. Ah, oh, un secondo, ecco perché mi laggava. È modalità risparmio energetico. Un secondo. Non devo tenere niente indietro contro questo boss. Nemmeno risparmio energetico. Sì, il mio computer è fatto così. Sul risparmio energetico lagga anche contro i giochi più semplici. La musica di boss è recentemente cambiata, va bene. Oh, però... Senti, cominciamo... pronto soccorso, cominciamo bene. Caos genetico, no grazie. Aura rossa, vai, così potenziamo anche la magia, perfetto. È fantastico il campo di battaglia. Allora, questa è Martia. Proverò a usare lo stato scudo su 7, vediamo come funziona. Gli darà difesa, esatto. Vai con Ori Marget, che fa anche male perché ho spinto su 1100, ottimo. 7 attacca. Proviamo con ghiaccio. Gli fa anche quello più o meno male. Ori Marget. Aia, dovrei curarmi? Sì, dovrei curarmi. Cavolo, è pericoloso sto tipo, molto pericoloso. Pronto soccorso di nuovo. Proviamo vento. Gli fa più male, a meno che non ho letto male prima, perché a volte confondo il 3 con il 9. Non sono dislessico, semplicemente non si vede bene le lettere sulla battaglia. Beh, Martia, mi sa che devi curare qualcuno, tra cui è Galian. Ori Marget. Proviamo vento. Gli faceva male prima. No, non gli fa troppo male. Torniamo con... No. Se. Allora, ma visto che è un robot che simula un essere umano, potrebbe avere dei sentimenti? Cosa è in perdita? Non ho fatto niente io. Che succede? Allora, provo a ridurre la sua resistenza agli elementi, vediamo se funziona. Solo che non c'ho feedback, quindi non so se funziona. Ottimo. Ghiaccio. 400. Ah, ho perso il bonus allo spirito. Va bene. Cura Nadia, sì. Galian torna... No, non caos genetico, aura rossa. Oh, benino, ecco. Cosa vuol dire Rudra per caso? Ma non credo. Non credo almeno. Fuoco? Quanti status negativi c'ha? Che gli succede? Qualcuno mi spieghi qualcosa. Allora, io userei un oggetto su Galian, perché se lo attacca prima che tocchi a Martia muore. No, questa è Nadia. E adesso tocca a Martia. Ma non capisco davvero cosa succede a questo robot. È impazzito. Vai, per Martia. Galian.
o rimarci. Sì, hai lo spirito più, quindi devi fare male. Ho già vinto. C'è qualcosa che seriamente non va con quel robot. O ci aveva qualche bug, o semplicemente c'è qualcosa di più. E poi era troppo facile. Ah no, ok, no, no, no. Nel senso era troppo facile, ovvero che finiva presto. Maledizione, è troppo forte. Set, ha abbassato le difese, presto colpiscilo. Se... Non è che nel robot c'era qualcuno che conoscevamo? Che strano. C'è qualcosa che non va, Seth. Ho una strana sensazione. Hogard, cosa c'era dietro la serie Zal? Esperimenti sulla tribù di Rudra, per caso? Oh no, devo andare a salvare, forse. Forse. Grant! Avete battuto Dai! Impressionante! Non mi convinci, Hogard. Stai cercando di nascondere qualcosa con la serie Zal? Nascondendo qualcosa? Che intendi dire? Fate silenzio! Non si parla di fronte al boss finale! Finalmente, dopo anni, mi accingo a piantare le fondamenta di una nuova era! Nuova era? Lord Grant, siete sicuro di stare bene? Hogard, il suo esperimento è stato un completo fallimento! Ci avrevi garantito che Dry ci avrebbe protetti e invece... Invece hai tradito la nostra fiducia. Senti chi parla, guarda! Mi state preoccupando, cosa sta accadendo? Non meriti nemmeno una spiegazione. L'ho ucciso sul colpo! Hogard! Oh no, tu sei un mostro! Ormai non mi serve più il supporto dell'impero. Con l'Ademis sotto mio controllo posso fare ciò che voglio. La morte di questo inutile uomo è solo una in più a vostro carico. Vabbè, una più, una meno, cosa vuoi che sia? Tanto in prigione per l'ergastolo ci manderesti comunque. Ed ora, posiziono la prima Catalyst. La prima? Ah! Cosa vuole fare? Oh, tutto rosso! Ah! Bene, il piano sta prendendo forma. Non credere che ti lasceremo andare. Voi non siete che miseri insetti. Non potete nulla contro di me. Ah, non posso muovermi. Avanti, giovane Ladimis. Il tuo matrimonio ci aspetta. Però anche Grant è un idiota. Poteva uccidermi sul colpo. Non c'erano più problemi per essere il gioco. Dominava il mondo. No, li lascia vivere. Ma comunque forse c'è ragione. Regola numero 12 del boss finale: mai e poi mai uccidere gli eroi prima della battaglia finale. Avrebbe senso. Matrimonio cosa? Ah vero, sposavo un'altra tipa. Vabbè, per ampliare il controllo. Sì, è quello che fanno tutti. Sta scappando. Oh, ok, so chi è. Ed Ael. Dannazione, eravamo così vicini. Dael, ci stai salvando. Spero. Lasciate che vi aiuti. Yeah, ci possiamo muovere. Dael. La situazione è tragica, Seth. Ah, ma davvero? Pensavo adesso è tutto tornato alla normalità, vero? No? Ah, peccato. Colui che chiamate Grant deve essere fermato ad ogni costo. Ne va della sopravvivenza della vostra razza. La sopravvivenza della razza umana? Che cosa sta succedendo? Cosa vuole fare Grant? Questo luogo è denso di essenza magica. Userò tutta l'energia rimasta in questo corpo per farvi vivere l'intera storia. E vai, un flashback finalmente. Sono così commosso. Avanti Dael, vogliamo sapere tutto. E sapremo tutto. Finalmente! Infatti Lollo mi ha detto che nel capitolo 10, mi pare, ci sparano tutto davanti, in verità. Questo è Grant. Grant da giovane. Potevo presurlo. Oddio, se Grant fosse il padre di Seth. Gli assomiglia leggermente.
Ehi, Neval! O semplicemente erano amici. Sapevo che ti avrei trovato qui. E mi hai seguito fin qui dal castello Mishra. Mishra. Non è in corsa il consiglio di guerra per l'imminente assalto? Già, e anche tu dovresti prendere parte, non trovi? Sei o non sei l'esarca dell'esercito Altiliano? Lo sono, purtroppo. Dael ti ha riempito la testa di dubbi, non è così? Sì, perché Dael, prima di diventare un uccello, era un essere umano, presumo. Sì, ed è per questo che sono venuto qui nella selva degli antichi eroi. Voglio visitare il tempio e trovare una risposta. Non c'è modo di farti tornare al castello senza aver pregato, giusto? Temo di no, Mishra. Tu vai al consiglio, altrimenti riceverai un richiamo ufficiale dal re. Lo prenderai anche tu, se non ti sbrighi. Inoltre, sai bene che la selva pullula di mostri. Avanti, ti accompagno. Magari non ci impiegheremo molto tempo e non rischierei di farti ammazzare come al solito. D'accordo, in marcia. E vai, un flashback interattivo! Lo aspettavo dal tempo del viaggio in barca. Sono doppiamente commosso. Ah, fantastica questa commozione da flashback. Non la provavo da tempo. Nemici. Oh, si combatte anche, ottimo. Cambia ancora musica. Allora, vediamo. Fa il giavellino, ok, l'ho già provato con Grant. Con Grant. Falcia Vene era una mossa di Grant. E se Neval fosse Grant, il padre di Seth, un altro indizio a suo favore. Ha un casino di punti magia, tanto vale usare punti, no? Ah no, è Mishra quello con la mossa di Grant. E tiene la spada come Grant. Ditemi adesso che non è Grant questo Mishra, che poi non ho mai sentito prima Mishra, quindi sarà lui probabilmente. Quante vite c'hanno? 4000. Proviamo vendetta. Oh, cosa? Una mossa finale. Non lo so. Loro caricano Exil attaccando. Forse dovrei curare Mishra, ma vabbè. Medicare, meglio. Oh, cura tutti, ottimo. Medicare, di nuovo. Costa abbastanza punti magia, ma ne ho da vendere. Vinto. I cannot die without fulfilling my duty. I cannot die. No, tieta, amico. No, non c'entra niente, ok. Allora, non mi sembra che serve salire di livello, quindi posso ignorare un po' di battaglie. Sì, però qui non si va da nessuna parte, a meno che non c'è l'abilità salto come set. I cannot die without... No, tieta, amico. No, ok, basta. È molto strano questo luogo. È un tempio molto strano, mistico. No, 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 mi prendi. Un po' di slalom. Hoppe. Ah. Ancora lui, ciao. Stavolta ti carico l'Exceed in faccia, ok? Exceed pronta, perfetto. Stavolta la uso. Anche perché sta per morire, se non la uso adesso, insomma. Ah, diventa invisibile. Stupra nemico in termini tecnici. Termini tecnicissimi, oserei dire anche. E questo cos'è? Eccoci arrivati al tempio. Che le anime dei nostri antichi eroi possano guidarmi verso la risposta. Sappiamo entrambi quale sia la risposta giusta, Neval. Hyperion, Themis e Poboe. Poebe sono stati gli ultimi eroi Teia a portare il termine alla missione del posizionamento delle Catalith. Le leggende raccontano che furono fieri ed orgogliosi di essere scelti. Nonostante il rituale non sia andato a buon fine, sono sicuro che lo rifarebbero ancora una volta. Lo so, ma allora era diverso. La loro missione non consisteva nello sterminare milioni di persone per perseguire il nostro obiettivo. Il nostro destino è questo, Neval. Dobbiamo farlo per il bene della nostra stirpe. Forse hai ragione. O noi o loro. Avanti, andiamo. Voglio comunque avere il supporto degli ultimi 3 apostoli di Halcon. Gli ultimi... Punti fuori Halcon. In un effetto identico ai punti di cura. Ma possono essere usati solo chi ha sangue Teia.
Come i punti cura, anche i punti ori Icon si rigenerano appena si torna alla mappa, ok? Tipo abilità di Nadia, chiaro. Oh, e anche un save point. Boss battle in arrivo, dicono. O dungeon in arrivo, dipende. No, no, è un tempio dritto. Ci sono due tipi di tempi. Oh, molto bello questo tempio. Icon, nostro maestro, nostro signore. Non sono degno di camminare in questo luogo sacro, ma ho bisogno di conferire con gli spiriti defunti dei nostri antichi eroi. Hyperion, il conquistatore. Themis, la principessa guerriera. E Phoebe, colei che dominò i draghi. Ascoltate le nostre preghiere. Figli di Icon, siete qui per trovare la luce? Chi viene con cuore dubbioso a cercare il sacro consiglio di Icon e degli apostoli? Il mio nome è Neval Sideris e sono l'esarca dell'esercito. Io sono Mishra Elenium, magister dell'esercito. Io, Mishra e la principessa Chrismaida saremo scelti come nuovi apostoli, ma il mio animo è irrequieto. Valoroso combattente, la vostra missione è di vitale importanza per la sopravvivenza della rara specie dei Teia. Sono a conoscenza del fatto che Altilia è infestata da ribelli che si oppongono all'imminente assalto. I loro motivi sono nobili, ma essi non capiscono che da questa missione dipende la salvezza dei Teia e di Altilia stessa. Se le tre Catalyst non verranno posizionate nei punti prefissati, i Teia non avranno alcuna speranza. Questo lo sappiamo, ma il successo del nostro assalto porterà inevitabilmente la morte ai nostri nemici. E se anche questa volta il rituale di purificazione non avesse effetto? Gli ultimi tre apostoli hanno portato a termine la missione, ma il rituale è fallito nonostante le Catalyst fossero state posizionate. Come facciamo a essere sicuri che questa sia la volta buona? Dovete avere fede, figli miei, ma purtroppo il rituale non è mai sicuro. Anche noi, come voi, eravamo tormentati da dubbi che non ci facevano riposare. Voi siete l'esercito di Altilia. Il vostro scopo è quello di proteggere e servire il popolo. Il rituale va effettuato a qualsiasi costo. Senza rituale, i Teia moriranno. Capisco. Essere un apostolo è un vero fardello, ma qualcuno deve pur portarlo. Grazie, antichi eroi. Porterà a termine questa missione per il bene della nostra specie. Visto? Avevi ragione come al solito, Mishra. Torniamo a casa. Porteremo a termine questa missione e questa volta il rituale funzionerà sicuramente. Questa sarà la volta buona. Sento il rumore di ultime parole famose. Chi ha detto? No, vabbè. Ottimo, anche questa parte è risolta. Possiamo andare a fare il rituale? Presumo. Oh, la mappa del mondo. Non so come, ma più o meno me l'aspettavo. Siamo ad Altilia. Altilia. Non ci sono mai state e non l'ho sentita nemmeno troppo nominare. Perché ci sono frammenti di ori Icon ovunque? È strana questa cosa. È fantastico, viviamo un flashback. È come un gioco nel gioco, un giochi Inception. Ed eccoci alla Rocca Millenaria. Andiamo subito dal re, nella Sala del Trono. Forse siamo ancora in tempo per il consiglio di guerra. Lo spero, altrimenti prenderemo una bella lavata di testa. Proseguiamo su per le scale. Va bene. Ma un giretto di visita non ce lo toglie nessuno. Un save point qui. Oh, ho buggato il save point. Whoops. Ah sì, c'è un piccolo bug che si apre il menu prima di andarci sopra. Non si può salvare, ma... ma non credo che pesi sulla giocabilità, insomma. No, sul serio, chi è l'incosciente che ha progettato questa libreria? Uno, si può cadere. Due, possono cadere i libri. Tre, l'umidità fa male ai libri. Terribili questi architetti. Certo, è molto figo avere cascate di un castello, però ha anche i suoi lati negativi, ecco. Tipo, questo boschetto è molto carino. Ciao. Teia, sta impiegando ore intere per terminare questo lavoro. Quanto vivono i Teia? Ah, è un castello di Teia? Sono tutti Teia qui.
un negozio? Ah, è per dormire. Ne avrei un pochino bisogno. Oh, una scatola. Teia Trivia. Un giorno dovrei fare un episodio extra dove leggo con calma tutti gli ebook, che dovrebbero contenere roba interessante, ecco. Questa tipa è, dal suo disegno è leggermente inquietante. Non so se è fatta apposta. No, sul serio, c'è Holy Halcon ovunque. Cosa è successo a questo Holy Halcon? Perché è sparito? E soprattutto, perché sono spariti Teia? Credo che questo flashback sarà abbastanza lungo e ci spiegherà tutto quello che c'è da sapere. Speriamo. Questo è un negozio, spero. No, non è un negozio. Ok, direi che siamo ancora in tempo per vedere... di salire queste scale e vedere cosa succede. Ma... sono come Dael. Sono identici a Dael. Ok, comincia una scena. C'è un Holy Halcon ovunque! Ehi, c'è un trono di Holy Halcon! Qualcuno mi spieghi cosa c'entra in Holy Halcon? Maestà, mi scuso per il ritardo. Ne vale Mishra! Alzatevi, prodi guerrieri! Maestà, siamo terribilmente mortificati per... Non c'è alcun bisogno di scusarsi, Magister Helenium! Avevo previsto la mossa del nostro esarca e ho rimandato il consiglio. Io... Maestà, sono desolato. La mia condotta è stata inaccettabile. Esarca Sideris, come ho già detto, non c'è bisogno di scusarsi. Sono molti Teia che si oppongono all'imminente assalto, ed è giusto avere dei dubbi al riguardo. Voi siete il comandante della spedizione, e per questo motivo non potete permettervi di avere dubbi o ripensamenti. Gli apostoli hanno risposto alle vostre domande? Hanno fatto sparire ogni dubbio dalla vostra mente? Sì, maestà. La voce degli antichi eroi mi ha risposto. Dobbiamo effettuare il rituale, o la nostra stirpe si estinguerà. Molto bene. Dunque è giunto il momento di iniziare il nostro consiglio di guerra. Radunate i compagni dell'esercito e chiamate il terzo apostolo. Vi aspetterò nella sala del consiglio. Va sempre di moda teletrasportarsi. Troviamo il protettore Zen e la principessa Crismalda. Anche Dael dovrà essere presente. Dopotutto, tua sorella è colei che ha osservato per più tempo il nostro bersaglio, giusto? Hai ragione. E dovrò anche convincerla che l'assalto è la nostra unica possibilità di salvezza. Dael è la zia di Seth. Colpo di scena! Ma so già che ci saranno colpi di scena più pesanti, tipo... Ehi, io sono Grant! Il suo compagno che ha un nome strano. Questo mi sa il personaggio che vuole parlarci. Zen, tutto bene? Neval, sei tornato dunque? Sì, sono stato al sepolcro degli antichi eroi, in cerca di risposte. Anche tu con la mente piena di domande, proprio come tua sorella Dael, non è così? Lei è contro l'assalto, lo sai bene. Le sue argomentazioni sono valide e fondate, ma non possiamo attendere oltre. Anche tu mi sembri turbato, cosa succede? Non preoccuparti, è solo che i piani per il mio futuro e quello della mia amata Crismalda subiranno un drastico cambiamento a causa di questo assalto. Crismalda, la principessa, sapevi fin dall'inizio che avrebbe seguito le orme della sua antenata, la grande Temis. Crismalda, come me e Mishra, è uno degli apostoli di Halcon, portatore della Catalit, e per quanto suo destino è quello di guidare l'assalto. Lo so bene, amico mio, ma quello che mi preoccupa è la sua sopravvivenza. Volevamo sposarci a breve, ma ora che non sappiamo nemmeno se saremo vivi entrambi dopo l'assalto... Vi proteggerò io, Zen. Sono il vostro esarca e come tale mi assicurerò che siate al mio fianco quando avrò effettuato il rituale. Grazie per il supporto, Neval. Sei un amico. Ci vediamo al consiglio di guerra. Ok. Uno trovato, ancora due? In biblioteca ci sarà sicuramente qualcuno. Dael, sarà Dael. No, Crismalda. Ciao, Crismalda. Ciao, Neval. Pensavo fossi andato al sepolcro degli antichi eroi. Sono tornato da poco. Tuo padre mi ha mandato a chiamarti per prendere parte al consiglio di guerra, ma a quanto pare qualcuno deve averti già avvertito. Sono venuto qui di mia spontanea volontà, in attesa della riunione. So che molti Teia mi odieranno per questo, ma noi dobbiamo effettuare il rituale prima che sia troppo tardi. Molti innocenti verranno uccisi, ne sono consapevole. Ma saranno dei sacrifici necessari per aprire una porta
verso una nuova era per il nostro popolo in declino. So che gli antichi eroi andrebbero fieri del mio comportamento, e questo mi basta. Non sono ancora del tutto convinto che questa sia la scelta giusta. Dunque gli eroi non hanno del tutto dissipato i tuoi dubbi, Esarca? So che quello che stiamo facendo è la cosa giusta. Crismaida, ma non sono stato distratto per uccidere degli innocenti. Cercherò di posizionare le Catalit, senza spargere sangue. È la stessa cosa che farò io, Neval. Questa è una vera e propria guerra contro un nemico che meno sa che esistiamo. Sarebbe un'infamia massacrare questo popolo. Effettueremo il rituale limitando al minimo le vittime, stanne certo. Molti dei miei sudditi mi disprezzeranno per questo, ma in futuro verremo ricordati come eroi salvatori dei Teia. La priorità è la salvaguardia del nostro popolo, non dimentichiamolo. Hai ragione, Crismaida. Vado a cercare Dael, ci vediamo tra poco. Mio padre sarà qui in momenti, fai in fretta. Ok. Un attimo, qui vedo che si può passare. Sarà questo il consiglio di guerra, mi sa. Presumo. Beh, cerchiamo Dael. Mi sa che dovrei concludere l'episodio, che domani devo svegliarmi presto. Sarà qui sicuramente. Esatto. Dael, finalmente ti abbiamo trovata. Che faccia? Neval. Mishra. Avremmo dovuto immaginare che fossi qui, mia cara. Sei sempre qui a osservare il cielo e a prenderti cura dei tuoi cari sparvieri arcani quando sei preoccupata. Mi conosci, dopo tutto. Dove siete stati tutto questo tempo? Il re ha rimandato il consiglio in attesa del vostro ritorno. Siamo stati al sepolcro degli eroi. Gli eroi mi hanno parlato. Capisco il tuo punto di vista riguardo l'assalto, Dael, ma devi anche capire che se non effettueremo il rituale di purificazione su Gaia... Gaia... Altra parola nuova, cioè non è nuova, soltanto i frammenti di Gaia pensavo non c'entrassero con la trama, invece sorpresa sorpresa motherfucker, c'è un'inerenza. La vita di Altilia finirà senza la purificazione su Gaia. Lo so, ma non capisco perché dobbiamo per forza assalire Gaia, un luogo così esoterico, così magico. Guardatela, che diritto abbiamo di invaderla, di sottometterla? C'entra qualcosa con i pianeti. Allora, con calma, troppe informazioni una volta. O almeno, una singola informazione grossa alla volta. Non ho un cavo USB 3.0 per le informazioni, quindi devo caricare qualche megabyte alla volta, con calma. Quindi si svolge su più pianeti, e quindi l'eclisse avrebbe qualche senso, considerando più pianeti alla volta, non lo so. Devo ancora vedere. Il cosmerico di pianeti disabitati in cui possiamo vivere. Gaia è l'unico di questi già abitato da persone come noi. Noi non abbiamo alcun diritto di invaderli e ucciderli. Altilla sta diventando un luogo inabitabile, questo è vero, ma che colpa ne hanno i gaiani? Perché dobbiamo fare questo a loro? Per il bene della nostra razza, cara sorella. Sono passate ere dall'ultimo assalto, che come sai non è andato a buon fine. Le Catalit sono state posizionate, ma il rituale ha fatto collassare il pianeta invece di renderlo abitabile. I Teia non possono continuare ad invadere pianeti nei quali la vita non può nascere. Per questo dobbiamo conquistare Gaia. Il nostro scopo non è lo sterminio dei Gaiani, Dael. Noi scenderemo su Gaia e, come apostoli di Halcon, porteremo le Catalit nei loro nuclei di sintonia. Questo è il nostro obiettivo. Una volta effettuato il rituale, Halcon farà il resto e, chi lo sa, magari riusciremo a vivere insieme ai Gaiani. Non lo so, Mishra. Noi siamo servi di Halcon. Senza la sua presenza non ci sarebbe vita su Altilia. Lo spirito di questo luogo ci guiderà verso un'era di prosperità. La rima è voluta. Pensa anche al nostro futuro, Dael. Ricordi quando parlavamo di avere dei figli, una famiglia? Che futuro pensi che potranno avere i nostri bambini in una terra infestata da mostri come Altilia? Ogni era che passa, i cristalli di Ori Halcon danno magia alle creature che abitano questo luogo. Non passerà molto tempo prima che queste creature distruggano tutto. Mishra ha ragione, Dael. Credo che abbiate ragione. Anche noi vogliamo la pace, Dael. Ricordalo bene. Avanti, cara. Su col morale. Sai bene che vederti con il broncio mi rende triste.
Ok, Mishra. Avanti, ora andiamo alla sala del consiglio. Non facciamo attendere ulteriormente il re. Ok, allora Lori Halcon è pretty pericoloso, insomma. Prettamente pericoloso. Quindi non bisognerebbe usarlo sproporzionatamente. Ottimo, ottimo. E direi che per oggi è tutto. Sono sempre più curioso da questa teia. Questo flashback giocabile è interessante, non me l'aspettavo davvero. Questo piacere di giocare i flashback. Allora, vi saluto, al prossimo episodio scopriremo più informazioni su questi teia e su perché Grant è così incavolato e perché i frammenti di Gaia sono 99 e non 100. Va bene, ci vediamo quando capita.